Il debito pubblico, milioni di miliardi di debito pubblico, ma chi li deve avere tutti questi soldi? Non si è mai fatto vivo nessuno. Ma dica, avanzano 1.000 lire da me, mi dormono le pianerottole, ma milioni di miliardi di debito pubblico, mai una telefonata. Ma chi è questo che li deve avere? Lo voglio conoscere personalmente. Secondo me ci prendono in giro. Tiene alle banche, di fatto. Non è che appartiene alle banche, è la banca delle banche. È la banca delle banche, esatto. Dopo ogni struttura che prima faceva monete e tutto il resto nell'ambito dei singoli paesi è sottoposta a quelle che sono le leggi del trattato di Maastricht. Il signoraggio primario è quello di chiedere un interesse sui soldi creati, che sia M1 soldi fisici oppure M0 quelli scritturali. Chiedono comunque un interesse che non creano mai, dopodiché li prestano, cioè tramite le banche centrali, moltiplicano per la riserva frazionaria, di fatto moltiplicano meglio di come moltiplicava Gesù i pesci e i pani. I soldi li moltiplicano così. D'altronde per fare il salvataggio della crisi subprime di stampa ne hanno dovuto fare parecchi. Adesso il problema è quando cominceranno a ritirarla. Il problema è proprio quello, perché quando cominceranno a ritirarla ne vedremo delle belle. Sì. E ne vedremo delle belle.